Tachili? Qualcuno in più. Quelques-uns en plus. Dino, merci d'être venu. Ça fait 2 ans que tu as arrêté le football et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Beh, io adesso sono collaboratore tecnico per le squadre nazionali, sono le dirette dipendenti di Berzot e quindi ho iniziato un'esperienza di osservatore in campo italiano internazionale, quindi mi sto inserendo a livello tecnico della nazionale. Oui, il est l'adjoint de Berzot e il est en train d'aller voir un peu dans le football international ce qui se passe. Il a envoyé un peu par Berzot pour un peu épier les futurs adversaires de l'équipe d'Italie au mondial et petit à petit il arrivera peut-être à prendre la place de Berzot, mais ça c'est moi qui le dis parce que c'est ce qu'on raconte un peu en Italie. Dino... On va avoir quelques images peut-être de Dino Zoff pendant que vous parlez. Oui, Dino, il n'y a plus tellement de très très grands gardiens de but après toi. Non ci sono più tanti grossi portieri. Pourquoi? Come mai? Pourquoi? Perché io ho tenuto molto, sono andato molto molto avanti, quindi ho frenato il resto. No, a parte adesso mi sembra che ci sia qualcuno, non so, tipo Schumacher, forse sta iniziando Dasseyev, quello russo. Ecco, certamente forse io, Maier, siamo stati gli ultimi che hanno avuto una carriera lunghissima ad alto livello. Poi anche in Inghilterra c'è Shilton che mi sembra stia andando molto bene e da molto. Il dit que ceux qui ont une grande carrière comme Maier et Zoff sont peut-être les derniers, mais maintenant il y a Schumacher et Dasseyev et aussi Shilton qui depuis quelques années sont toujours quand même en haut du niveau. Dino, pour devenir gardien de but, qu'est-ce qu'il faut faire? Per diventare portiere, che deve fare? Ma come per diventare un grande calciatore, ecco, bisogna avere delle doti atletiche notevoli, intelligenza, classe. Il dit qu'il faut être comme tous les autres footballeurs, il faut avoir de l'intelligence, de la classe et des grosses qualités physiques. Ti piaceva fare il portiere? T'aimais bien faire le gardien de but? Per me è stata la vita, insomma, io ho iniziato da bambino, da piccolo così, a fare il portiere, quindi per me è stata veramente una vita eccezionale di soddisfazione. Est-ce que dans le football moderne... Traduire. Oui, pardon. Il a dit que ça fait depuis tout petit qu'il était, était gardien de but et pour lui ça a été sa vie et puis sa passion de faire gardien de but. Est-ce que dans le football moderne, le rôle du gardien de but n'a pas changé un peu compte tenu que les défenses sont plus regroupées? Sì, adesso il portiere di questo periodo è meno impegnato, quindi ha meno possibilità di fare vedere le sue doti. Ecco, forse il gioco molto difensivo a livello internazionale con diverse tattiche eccetera, il portiere ha un po' cambiato, deve essere un po' più forte nelle uscite alte, ma anche in queste situazioni, insomma, non è che lavori molto. Il gardien de but ne travaille pas beaucoup, il doit être peut-être plus fort maintenant pour faire des sorties dans les sorties parce que le football moderne a beaucoup changé, les défenses sont beaucoup plus regroupées qu'avant. Dino Zoff a un record extraordinaire. Oui. Qual è il suo record? Ma il mio record, io ne ho tantissimi di record. Il ne ha beaucoup, è très modeste. Record di imbattibilità in campo internazionale con la nazionale, 1143 minuti. Allora, 1143 minuti senza essere battu avec l'équipe nazionale, ça fait plus de 2 ans avec l'équipe nazionale sans prendere un but. 2 ans, c'est pas mal. 903 minuti in campionato italiano in Serie A. 903 minuti avec la Juventus en championnat de Serie A. 332 partite consecutive. 332 match 11 anni consecutivi. Il record di partite in Serie A dei calciatori italiani, 570. Ah, e deve avere una très forte défense, devi essere una grossa difesa davanti a te. No, beh, ho giocato anche molto, quindi vedi 570 partite, 330 senza perderne una, quindi anche madre natura mi ha dato la fortuna di avere un fisico notevole. Ha detto che ha la chance di avere un fisico assez buono, il ha più durato molto. A che age hai cominciato a essere gardien de but? Serie A? In Serie A nel 1961, Udinese. E ha chiuso? Ha chiuso... Atena. No, ho chiuso in nazionale con la Svezia. Svezia-Italia. Ha detto che ha cominciato nel 1961, il ha finito nel 1982. 83. In 1983. Bon, et que pensez-vous de l'équipe d'Italie? Vous pensez qu'elle est toujours au sommet malgré son titre de champion du monde?
Cosa penso del nazionale, che è sempre in alto? Ma adesso certamente ci sono, dopo i mondiali 82, ha una grossa responsabilità. Difendere il titolo non è facile per nessuno, c'è qualche cambio da fare, quindi Verdot sta trovando un po' il gruppo della nazionale. Certamente ripetersi come campioni del mondo è sempre difficile per chiunque. Noi speriamo di far bene, ecco, poi vediamo. Ha detto che restare sul livello della Coupe du Monde è très difficile. Berzot è in train di trovare dei nuovi giocatori per fare un gruppo, ma restare sul livello della Coupe du Monde non sarà pas très, très facile per n'importe quel campione del mondo. Cela dit, est-ce que vous intéressez l'un et l'autre au rugby? Ti interessa il rugby? Sì, seguo volentieri il torneo delle Cinque Nazioni, penso sia anche in questo periodo, e quindi lo seguo perché mi sembra uno sport fatto da gente con una lealtà sportiva notevole, e di conseguenza mi piace. Dico che ça lui plaît parce que il y a une grosse loyauté parmi les rugbyman, et c'est un sport qui lui plaît beaucoup. Et ça l'intéresse autour de la scène. C'est vrai que dans quelques minutes commence Irlande-France. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez Jean-Pierre. Non, c'est fini. C'est Philippe Dintron. Alors allez Philippe Dintron. Et allez Pierre Baladejo et Pierre Salviac. Et merci Dino d'être venu. Merci.